Il comitato Vallo a difendere si era attivato per contrastare la Shell e l'istanza Montecavallo nelle scorse vacanze natalizie perché giungesse alla Regione Campania, insieme ai dettagli tecnici, una petizione promossa dagli amici di Beppe Grillo, attivisti Sala Consilina, dal Codacons e dall'associazione Giustizia Possibile. In questa petizione si chiedeva espressamente alla Regione Campania di bocciare qualsiasi richiesta di ricerca di idrocarburi nel Vallo di Diano e in particolare l'istanza della Shell Italia, denominata Montecavallo. Del risultato di tale petizione, che ha trovato 1.484 sostenitori, è stata data comunicazione alla Regione. Il Comitato Vallo a Difendere, si legge su un comunicato, esprime compiacimento circa le varie osservazioni inviate da alcuni enti locali e da varie associazioni e personalità del luogo contro le trivellazioni nella nostra vallata. La risposta dei cittadini del Vallo di Diano fa ben sperare in una cresciuta consapevolezza politica nei confronti della posizione contraddittoria di alcuni rappresentanti istituzionali, che, appoggiando pericolosamente le ultime scelte del governo centrale, stanno di fatto, in modo subdolo, contribuendo alla depauperazione delle risorse socio-economiche del nostro territorio.